Siamo a Parigi, nel 1939. Joyce ed Emilio Lussu vivono clandestini e sono ricercati dalla polizia italiana. I fatti e i personaggi del racconto che segue sono realmente esistiti e accaduti, ma qui si mescolano con la fantasia della sottoscritta, che anticipatamente si scusa per non essere alta, bionda e con gli occhi azzurri. Spia. Si vede da lontano che è una spia, con quell'arietta indifferente tipica da spia, sì. Credo proprio sia una spia. Che poi basterebbe così poco. Basterebbe che non avesse quell'arietta indifferente e nessuno penserebbe che è una spia, ma siccome quell'arietta indifferente ce l'ha. Si vede da lontano che è una spia. Non mi piacciono le spie. Non mi sono mai piaciute. Devi essere una cattiva persona per fare la spia. Devi essere anche un po' cretino. Se no, non mi spiego perché tutti quelli che ci hanno fermati erano sempre un po' cretini. Forse li scelgono apposta. Credono che la gente, vedendo uno con un'arietta indifferente alla faccia da cretino, pensi quello non farebbe mai del male ad una mosca. E invece no. Quello è una spia. Stai attento. Basta uno squillo di telefono ad annunciare la fine di tutto. Bisognerebbe vivere fuori dalle passioni, oltre i sentimenti, nell'armonia che c'è nell'opera d'arte riuscita, in quell'ordine incantato. Dovremmo riuscire ad amarci tanto, da vivere fuori dal tempo, distaccati. Distaccati. Caro Emilio, sono arrivata in Italia senza troppi problemi. Sono ospite a Palazzo Filomarino da Benedetto Croce. Discutiamo molto e non siamo d'accordo su un sacco di cose. Pensa che le donne siano tutte sceme, a parte me, naturalmente, perché ha pubblicato qualche mia poesia.
L'altro giorno l'amministratore delle terre di campagna gli ha detto che dentro le case dei contadini piove. E lui ha risposto che tanto ci sono abituati. Comunque, tra noi c'è molto affetto ed è contento di ospitarmi nonostante i rischi che corre. Ma parliamo un po' di noi. Ho apprezzato molto la tua sincerità dell'altro giorno, quando mi hai confessato di quella notte in cui hai avuto l'impulso di scappare e di non farti più vedere. Io penso che tu abbia paura di questa relazione per il semplice fatto che ci stai bene. Il resto sono pregiudizi. Ero ricercata dalla polizia già prima di conoscerti. Non sei tu che mi metti in pericolo. Ci penso già da sola. Per non ricordarti tutte le volte in cui c'è stato molto utile che io parlassi perfettamente quattro lingue. Comunque, cercherò di essere a Parigi al più tardi mercoledì. Sai dove trovarmi al mio rientro. Siamo arrivati da Parigi a piedi, insieme a una marea di profughi, rischiando di essere arrestati da un momento all'altro. Perché dovrei nascondermi nel rifugio? Per non correre rischi. E voi invece? Non lo so. Magari mi metto a far la maglia, vi rammendo i calzini, vi preparo una deliziosa cenetta e a quel punto, visto che ci sono, do una pulita al bagno. Io non ho parole. Ma che liberazione volete fare? Ma liberatevi voi, ma guardatevi. Io non lo so che idea voi vi siete fatti di me e della mia vita. Al di là del fatto che sto con Emilio. Ma ho come l'impressione che vi sfugga qualcosa. Io sono cresciuta in una famiglia dove non c'era differenza di educazione tra maschi e femmine. Stessi studi, stessi giocattoli, stessi doveri a casa. Il ricordo più affettuoso che ho di mio padre è lui che lava i piatti, mentre mia madre ci legge un libro. Eravamo poveri, anche se i miei nonni erano molto ricchi e fascisti. E siccome i miei li hanno contestati, ci siamo ritrovati in mezzo ad una strada. Quando avevo 12 anni, 8 soldati armati da capo a piedi sono venuti a casa nostra e hanno portato via mio padre insieme a mio fratello Max, che aveva 15 anni. Quando sono tornati, mio padre era ferito e perdeva sangue
Mio fratello Max aveva la faccia gonfia e un occhio nero. È stato in quel momento che ho deciso che non li voglio i privilegi delle donne. Mentre loro venivano picchiati, io e mia madre ce ne stavamo comodamente a casa. Dopo quell'episodio siamo scappati in Svizzera ed è da allora che vivo clandestina e che attraverso le frontiere con documenti falsi. Non ho alcun motivo in più di voi di nascondermi nel rifugio per non correre rischi. Parigi, Marsiglia, Ginevra, Lione, Lisbona e ancora Marsiglia, Ginevra, Lione, Parigi, Lisbona. Siamo due pacchi postali spediti di qua e di là. Ma è proprio necessario andare a Londra. Vicino a Londra c'è un campo dove vengono addestrati i profughi dei paesi occupati. Il colonnello, a cui non sto simpatica, mi spedirebbe volentieri indietro, ma non può. Ho il lasciapassare del Ministero della Difesa britannico. Con la scusa della divisa mi spedisce a un corpo di ausiliarie, volontarie con tanto di gonna, firmata da un sarto in voga. Mi guardano con cortese e misurata antipatia, perché io faccio il soldato vero, mentre loro si limitano a fare quello che più o meno avrebbero fatto a casa. Il colonnello mi affida un sergente istruttore tutto per me e mi esenta dalle esercitazioni più difficili. Io non capisco. Come misura è? Sono nella media. Ci sono degli uomini che sembrano dei giganti, ma ce ne sono degli altri più piccolini di me. E loro non vengono esentati da nulla. Imparo tutto ciò che può essere utile in caso di guerriglia. Radio, comunicazione, alfabeto Morse, composizione di veleni, ordigni di sabotaggio, utilizzo di coltello a serramanico, sparatoria su sagoma di legno con arma da fuoco. Sono una buona recluta. Con un rendimento medio. Anche se devo ammettere di non avere mai avuto una grossa passione per le armi. Quella cosa fredda che sputa fuoco a morte mi dà nella mano la sensazione di un rettile particolarmente schifoso ogni volta che sparo. Hanno occupato Marsiglia. Siamo in una trappola. Hai mica visto la valigia rossa, quella piccolina che uso sempre io? No. Nell'armadio non c'è. E nemmeno nella cassapanca. Forse l'abbiamo lasciata nella casa in campagna il mese scorso, oppure nell'albergo una settimana fa. Ma che vita stiamo facendo?
Cambiamo casa ogni settimana, cambiamo nome una volta al mese. No, monsieur, je ne sais pas. Goodbye, Mr. Ikabe Unger. Oui, madame, j'arrive. Warum? Perché? Non lo so, je ne sais pas. I don't know, non ci capisco nulla. Signora Raimondi, Marie-Thérèse, le scarpe mi stanno strette, io non so più chi sono io. Madame, sto accidenti di non lo so. E dove diavolo si è cacciato l'impermeabile chiaro? Sarò via per qualche giorno. Devo accompagnare Modigliani al confine svizzero. Se non mi vedi tornare, cerca Marie-Thérèse Chevalier, cittadina svizzera, madrelingua francese. Oui. Je suis Marie-Thérèse. Non, je ne parle pas italien. Ah oui, ce sont mon oncle et ma tante. Je ne savais pas qu'ils étaient recherchés par la police. Ah oui, mais pourquoi? Collaborationnisme. C'est ridicule. Ah oui, mais ils sont vieux. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de mal? Ah oui, j'étais en Italie seulement de passage. Je ne travaille pas en Italie. Ah oui, je travaille en Suisse. Je ne travaille pas pour l'antifascisme. Ah oui, je travaille à l'école. Comment il s'appelle? Lusso. Jamais entendu. Dieci giorni. Mi hanno tenuta 10 giorni in una stanzetta che era un buco, sarà stata 2 metri per 2. Due calabresi, due ragazzini, ci avranno avuto 20 anni, che a malapena parlavano italiano. Per tutto il tempo. Non hanno fatto altro che descrivere dettagliatamente le operazioni erotiche che avrebbero voluto compiere sul mio corpo e descrivere in lungo e in largo le forme e le misure del mio culo. Ti puoi immaginare la voglia che avevo di cavargli un occhio. Attenzione, attenzione, Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato, presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini. E ha nominato Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato, Sua Eccellenza il Cavaliere, Maresciallo d'Italia, Pietro Badoglio. L'Italia. Questo paese sciancato, fatto di vagoni di terza classe, di sale d'aspetto in cui passare la notte, di piccole latterie, in cui per pochi soldi ti danno il pane fresco, di lunghe camminate, per risparmiare i soldi del tram. L'Italia. Alla notizia dell'armistizio. Il re. Scappare.
I tedeschi occupano Roma. I loro soldati disarmano i soldati italiani. La gente ha paura. Alle fosse ardeatine massacrano 335 prigionieri. I tedeschi che vedo a Roma non sono gli stessi che avevo visto a Parigi. Questa volta sono stanchi. Sembrano dei banditi. Fermano la povera gente per strada per rubargli collane, orologi, portafogli, quello che trovano. Ho una voglia feroce di ucciderne uno. Ora esco, è il primo che trovo. Lo ammazzo. Lo so che è una follia. Lo so che non ha senso. Ma ho una furia assassina che non riesco a controllare. Esco. Me ne trovo uno davanti che cammina da solo. Lo seguo, mi avvicino, sono dietro di lui. Estraggo dalla tasca il coltello a serramanico che mi sono tenuta dal campo in Inghilterra. Mi avvicino ancora un po'. Posso sentirlo respirare. Sto per colpirlo. E lui starnutisce. È un ragazzino. Chissà com'è finito in questa brutta guerra. La voglia di uccidere. Se ne va. Così, come era arrivata. Voglio provare ad attraversare la linea del fronte. Sì, lo so, ci hanno già provato in tre e nessuno è tornato. Ma io sono una donna. È più facile che passi inosservata. Il mio nome sarà Simonetta. Cercherò di mettermi in contatto con un responsabile del governo del Sud. Magari Benedetto Croce.
Non sono una spia dei fascisti. È ridicolo. Sono arrivata fino a qua per accordarmi con voi sulle armi. Nel nord Italia facciamo la guerra con i coltelli da cucina. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. E voi perdete tempo a interrogarmi. In una settimana mi avete già interrogata 1000 volte. Sono riuscita ad evitare i tedeschi e mi ritrovo prigioniera degli americani. Per strada ci sono solo soldati tedeschi. Donne disperate, perché quasi tutti gli uomini sono stati rastrellati. Da Roma a qui, grazie alle vostre bombe, l'Italia è un cumulo di macerie. Devo parlare con Benedetto Croce. È urgente. La trovo in splendida forma, Don Benedetto. Mi scuserà senz'altro se sul tavolo degli aperitivi sembra che siano passate le cavallette, ma era da qualche giorno che non mangiavo. Sì, no! La ringrazio per il martini, ma preferisco un bicchiere d'acqua. Sono arrivata da Sulmona a piedi. Le linee ferroviarie sono tutte interrotte. I binari distrutti dai bombardamenti. Per strada ci sono solo camion e carri armati tedeschi. Case sventrate, abbandonate. Buche enormi nei campi. E polvere, 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 polvere dappertutto. Un silenzio umano disarmante. Si sente solo il rombo dei cingolati e il suono dei cannoni. L'odore insopportabile dei cadaveri insepolti, corpi carbonizzati, poggiati contro i muri. Voi non avete idea delle macerie che ho dovuto attraversare per arrivare fino a qui. Voi vivete in questa bella villa borghese, dove sembra che la guerra non sia neanche passata. Il vostro antifascismo non riguarda la povera gente. Volete ricostruire l'Italia, ma senza eliminare le ingiustizie e le differenze di classi sociali che c'erano già prima della guerra. Molti partigiani sono contadini, operai. Per quale ragione dovrebbero accettare di ritornare ad essere i vostri schiavi? Per quale ragione dovrebbero accettare il ritorno di un re che non è stato capace di fronteggiare un dittatore, che ha sterminato migliaia di civili? Me ne vado. Ho cose più urgenti da fare che perdere tempo nei vostri salotti. Emilio, il ritorno a casa è stato un massacro. Ho camminato per giorni e giorni, fino all'ultimo tratto, in cui sono salita su un carro di tedeschi, fingendomi tedesca anch'io. Comunque ho fatto tutto. Il lancio di armi verrà fatto sul lago di Bracciano. C'è un'altra cosa.
Sono incinta. Questa volta lo voglio ottenere. Non mi importa se siamo in guerra. Sopravviviamo noi. Sopravvivrà anche lui. Per comunicarvi una notizia straordinaria. Le forze armate tedesche si sono arrese agli anglo-americani. La guerra è finita. Ripeto, la guerra è finita. Sembra che Giovanni l'abbia fatto apposta. Ad aspettare la fine della guerra per nascere. Questa notte ho avuto gli incubi. Ogni tanto allungavo una mano per sentire se il suo cuore batteva. Ma ero troppo stanca e non riuscivo ad arrivare a toccarlo. Pensavo. È morto. Non ha voluto la vita. Ho paura di non essere capace di dargli quello che gli serve. Sbaglierò. Anche con lui. Come si sbaglia sempre. Spero che non me ne voglia. E al microfono il ministro dell'assistenza post-bellica Emilio Lussu. A tutt'oggi sono potuti rientrare in Italia dai più disparati paesi del mondo, collettivamente e individualmente, e principalmente dall'Europa centrale, oltre 300.000 prigionieri. È una cifra certamente esigua. Da quando Emilio è entrato a far parte del governo Parri, io non ho più un'identità. Per tutti sono la moglie di Emilio Lussu, una specie di riflesso di mio marito a cui si chiedono devozione e buone maniere, la signora del signor ministro, la consorte di sua eccellenza. Come sei fortunata ad avere un marito così affascinante. Pare che l'abbia vinto al Totocalcio. Arrivano perfino a chiedermi raccomandazioni. Che io scriva, che io faccia politica, di qualunque cosa io mi occupi. Tutti hanno scritto in faccia che sfrutto il suo nome. Ora, Emilio ha 22 anni in più di me. Lo amo. Stiamo insieme da moltissimo tempo. Ma devo trovare un modo di esistere al di fuori della sua ombra.
I guerriglieri del Kurdistan, della Turchia, dell'Angola, dell'Algeria, della Cina, di Cuba, del Congo. Non hanno mai sentito parlare di Emilio Lussu. E qui nessuno ha mai sentito parlare di loro. Ho conosciuto un poeta turco. Si chiama Nazım Hikmet. È perseguitato dal regime. È stato 17 anni in carcere. E ora vive in esilio. Sua moglie viveva sorvegliata dalla polizia turca 24 ore su 24. L'ho aiutata a procurarsi dei documenti falsi e insieme abbiamo superato il confine in motoscafo. Davanti ad un'isoletta della Grecia siamo state avvistate da due guardie costiere. Anche se è turca, è di madre francese e ci somigliamo molto. Così siamo riuscite a fargli credere di essere sorelle. Conoscendo Nazım Hikmet, Agostinho Neto, Caoberdiano Dambara, Amilcar Cabral, Marcelino dos Santos, ho scoperto che fuori dall'Europa molti perseguitati politici utilizzano la poesia per divulgare il loro pensiero. Questi poeti non sono pubblicati in Europa. Così inizio una nuova carriera di traduttrice piuttosto atipica, visto che traduco da lingue che non conosco, dal turco all'eschimese. La mia tecnica consiste nell'andare a trovare il poeta e lavorare con lui. In questo modo mi trovo spesso coinvolta in vicende piuttosto pericolose, in diverse zone calde del mondo. Mi metto in contatto con i movimenti di liberazione, condivido con i guerriglieri lunghe marce, spesso notturne, attraverso foreste, deserti, zone proibite. La poesia diventa così una chiave per aprire una porta sul mondo e sulle sue contraddizioni. In Anatolia, per non morire di freddo, i contadini dormono nel lettame. In Turchia, 6 milioni di curdi devono chiamarsi turchi di montagna e non possono parlare la loro lingua. Eppure il curdo è così musicale. Forse la poesia è proprio questo: portare dentro di sé, per comunicarlo agli altri, qualcosa che non c'è, ma che ci dovrebbe essere. Sul mio passaporto, pieno di visti di entrata e di uscita per i paesi più strampalati del mondo, c'è ancora scritto casalinga. La verità è che sono una casalinga repressa. La casa mi piace molto, soprattutto se c'è una famiglia dentro. Ma se ci sto troppo, la società italiana mi trasforma in una moglie. Thank you.
Tuttavia, la mia attenzione per i paesi del terzo mondo non mi distrae da quello che succede nel mio paese. Non è gratificante, dopo aver fatto la guerra a fianco agli uomini, sentire gli onorevoli italiani dire che le donne sono troppo emotive per fare i magistrati. Emilio si ritira dalla politica, deluso e amareggiato dagli accordi tra la sinistra italiana e la Democrazia Cristiana, che con quel suo straordinario stomaco a dilatazione perpetua fagocita senza battere ciglio disastri economici ed ecologici, disoccupazione, ministri corrotti, evasori fiscali, servizi di sicurezza che organizzano stragi, e dà in pasto gli avanzi a sinistre che elemosinano compromessi storici. I partiti non rispondono alle necessità dei giovani. Mi trovo spesso a marciare insieme a loro al fianco di mio figlio. Le loro idee mi piacciono. Protestano contro la guerra, contro la Chiesa, contro lo Stato. Chiedono lavoro, istruzione e parità dei sessi. Ho attraversato guerre e guerriglie d'ogni tipo in ogni parte del mondo senza un graffio. E nel 1968, a Roma, quasi 60 anni, svengo per una randellata di un poliziotto italiano sulla nuca. ...1975. Un anno triste. Emilio muore i primi di marzo, senza vedere l'inizio della primavera. È una bella giornata. Nel totale silenzio della casa posso sentire l'orologio della cucina battere il tempo con un ritmo monotono. Non più per te, il tempo. Non c'è più tempo per te. Mai più. Ti ricordi, Emilio, quando ci siamo conosciuti? Uno sguardo e tutto era segnato. Mister Mill. Non ne volevi sapere di mogli, famiglia. Quando ti ho conosciuto, è stato un colpo di fulmine. Di quelli da romanzo ottocentesco. Quando ero con te, ero felice. Di una felicità assoluta e fragile. Quando non c'eri, scrivevo tristissime poesie. Un amore profondo è una cosa perfetta.
che ti fa venire una paura enorme. La paura di perdere quella perfezione. La casa di Roma l'ho lasciata. Troppi ricordi, troppa stanchezza. Ora abito in una vecchia casa in campagna, nelle Marche. Campagna si fa per dire. Il muro del mio giardino confina con la A14. Oltre l'autostrada c'è il nuovo quartiere turistico, con palazzoni orribili. E comunque c'è ancora un po' di verde. Mi chiamo Joyce Lussu. Il cognome l'ho ereditato da mio marito, Emilio. Tra il suo e quello di mio padre, ho preferito quello che potevo scegliere. Mi occupo di storia. Non si può essere obiettivi nel fare storia, perché vivendo la fai, e se la fai lo sei. Nulla può essere modificato o cancellato, perché la vita afferma sempre e comunque il suo essere. C'è un tratto di storia in cui noi eravamo. Dove eravamo? Da che parte guardavamo? Bisogna chiederselo, perché anche lo sguardo è presenza. Nulla è muto, nemmeno il silenzio. Poco prima di morire, Joyce Lussu scriveva: tra pochi anni arriverà il 2000. Se entro il 1999 la mia entropia fosse definitiva, scrivete il mio nome su un muro e mettete una canzone che quell'anno andrà di moda.